sei tu che non capisci. Mi sono trovato una novità. Ti puoi fermare? Ma ti puoi fermare? È inutile che parliamo uno sopra l'altro. Appunto, allora parlo. Allora, ti dico io. Parlo io perché sono io. No, adesso rispondo io. La parte offesa sono io. No, Ciccio, la parte offesa sono io. Sai perché? Perché? Pure te sei. Sì, ti spiego perché. Se mi lasci parlare e non mi interrompi, ti spiego. Così possiamo chiudere. Io quando vengo a sapere da una persona che il mio più caro amico qua dentro, dei tre moschettieri, mi dice che sono falso e ipocrita, tu immagina la lamata che ho preso. Non vado in confessionale, lo vado a svegliare, in confessionale, lo porto fuori e dico: Aldo, amico mio carissimo, alle 5 hai detto questo, questo e questo. No, te ne vai a letto e la mattina dopo vieni da me. No, perché noi siamo chiamati in confessionale, non sei in confessionale, Aldo. Puoi dire parlo domani. E non ti ho detto niente di male. Lo dici. Non ti ho detto niente di male. Sei un servo del Grande Fratello. Sai che cosa vuol dire allora? Che tu la coda di paglia ce l'hai. Ma te ce l'hai la coda di paglia. Ce l'hai te. Ma ce l'hai te la coda. Perché il giorno dopo, se parli così, ce l'hai te. Il giorno dopo. Aldo, mi hai confermato tutto, mi hai confermato tutto, mi hai detto che sono il lecchino di Katia Ricciarelli, evidentemente, che faccio questo, che faccio quell'altro, me l'hai detto fuori, ma non si è visto in taglio, ma io l'ho sentito, ma non ci pensare nemmeno, Maldino, fai un buon viso con gli occhi azzurri, vai, e tu che ti alzi al mattino con l'occhio infuocato che mi vuoi dare gli schiaffi in faccia, lì non si è visto, ma mi volevi dare uno schiaffo anche fuori, certo, è il mondo dello sport, non si dice ciao Menna a quello che hai pugnalato alle spalle 3 minuti. Cosa ti devo dire? Ciao Aldo. No, saluti e basta. Vuol dire che c'è la coda di paglia. Ma paglia di chi? Ce l'hai la coda di paglia. Che faccio? Guardalo. Non fa la faccetta scemo. Guarda. Non fa la faccetta sfida. No? No.